Rieccoci, bentornati a Pomeriggio 216. Continua ovviamente il nostro giovedì in compagnia ed è arrivato il momento di raccontarvi di una bella crew di ragazzi, un bel gruppo di giovani. Il loro progetto è nato inizialmente, io dicevo, come una robetta, così agli eventi del paese, ma oggi sono invece una realtà di tutto rispetto a livello radiofonico in bergamasca e non solo, ma raccontarci tutto sono i diretti interessati, a partire da Roberto Lomonaco, benvenuto. Grazie, che è Vale. Il direttore artistico di Radio Blues, esatto, è questa sì. La qualifica giusta. Buon pomeriggio 216 anche a Giovanni Testa. Grazie Valentina. Speaker radiofonico. E un altro speaker radiofonico, anzi una speaker, perché viva anche l'Equate Rosa. Laura Taglietti, benvenuta. Grazie, buon pomeriggio. Mille. Allora Roby, parto proprio da te perché sei tu un po' quello, il cuore pulsante di Radio Brusa, direttore artistico, che dir si voglia, ma effettivamente questo progetto che era nato nell'ambito di qualche evento paesano, oggi è diventato una grande realtà, non solo nel territorio di Brusaporto, che tra l'altro è anche il mio paese, e salutiamo tutti i brusaportesi, ma anche a livello, insomma, di web, quindi vi possono ascoltare ovunque. Esattamente, sì, eravamo nati nel 2011 all'interno dell'oratorio, qualche evento giusto con un po' di musica, un po' di intrattenimento, e da lì poi è nata l'idea di creare una vera e propria radio. All'inizio solamente, quindi, per qualche evento del paese, poi ci siamo un attimo così sviluppati, abbiamo iniziato a fare qualche piccola diretta, solo video, qualcosa di molto amatoriale, su Facebook, su Instagram, su YouTube, e invece poi adesso siamo arrivati finalmente al 2019 a arrivare a qualcosa di concreto, una vera e propria web radio dalla quale ci si può ascoltare sul nostro sito, tra poco anche su un'app, e quindi sono svariati i metodi per entrare in contatto con noi, per seguirci. Tra l'altro stiamo ovviamente guardando alcune immagini, questo forse era la festa al Parco Mercato. Bravissima, in estate, esatto. Ovviamente. Questa invece all'Edonè, e quindi a Bergamo, dove siamo stati ospiti dell'evento del Canta Indie, qua al Polivalente, quindi questi sono un po' gli eventi che in realtà dai quali abbiamo iniziato, ma che stiamo continuando a fare, quindi non abbiamo perso quello che è il contatto con il nostro territorio. Non vi siete ovviamente persi di vista, non perdiamoci di vista, come si suol dire. Avete tra l'altro portato, lo potete vedere anche voi da casa, il microfono della radio, che è bellissimo, grazie. Ma sì, io sì. Devo dire che in radio ci sono stata qualche volta, sono stata anche ospite da voi a Radio Brusa, ci si diverte da morire, anche se qua gli speaker me lo potranno anche testimoniare. Bisogna essere gran bravi di trasmettere con la propria voce delle emozioni, perché mentre in televisione noi possiamo servirci della nostra immagine, dei gesti, quindi anche dei contributi che poi potete vedere, audio, video, foto, eccetera, in radio, caro Giovanni, con la voce devi fare tutto. Sì, esatto. Come ti sei misurato con questo, se possiamo chiamarlo limite o potenzialità, dipende un po'. Allora, diciamo che tutto è iniziato con l'Atletica Bergamo 59. Infatti Roberto e Laura mi hanno conosciuto a una manifestazione sportiva al campo sportivo di Brusaporto, dove ho iniziato a fare lo speaker sportivo. Quindi un rapporto con il pubblico, un metodo di contatto, di relazionarsi con gli ascoltatori molto particolare, molto diverso, in cui però ovviamente sei una personcina piccolina in un campo, devi orientare l'attenzione sugli atleti che stanno gareggiando. E anche lì la tecnica dell'attenzione è molto particolare. Non lo so, forse è piaciuto qualcosa del mio modo di fare, del mio modo di comunicare con gli spettatori, con gli atleti. A Laura e Roberto mi hanno contattato, mi hanno chiesto, ma ti andrebbe di parlare anche nella radio, di portare la tua voce, di fare questa nuova esperienza completamente diversa rispetto allo speaker per lo sport, perché hai a che fare con un pubblico che ti può vedere, come penso sia anche per la televisione. Non è una mia esperienza, chi lo sa, però devo dire che con la radio manca proprio il contatto visivo, quando non c'è la diretta video, che a volte manca, per scelta della puntata, per ragioni legate proprio al tipo di puntata che si sta per fare, la forza della puntata che stiamo per mandare in onda è tutta nella voce, sta proprio nel tono di voce, nel tipo di parole che vai ad utilizzare, e quindi bisogna saperci fare con la voce. È una scuola di quasi recitazione, ma che abbraccia tantissimi campi. Assolutamente sì, poi davvero bisogna anche saperla ponderare questa voce, perché io mi rendo conto che in questo sono un po' limitata. Arrivo a sera, amici, finiti i pomeriggi 216,
ho solo la capacità di ascoltare. Laura, tu invece le corde vocali come le alleni? Ci sono dei segreti, delle pozioni magiche? Perché ogni tanto vengono i cantanti a trovarmi e mi dicono: devi bere acqua, il limone, devi bere la cannella. Tu hai qualche rito, non so, prediretta? Dimmi, perché io... No, per adesso non ancora, anche perché ho una voce bella squillante, quindi... Sento, sento. Una delle cose che mi dice sempre Roberto è proprio: abbassa un pochino la voce, perché sennò si sente solo praticamente la mia voce troppo forte. Però sì, sono d'accordo con quello che stava dicendo prima Giovanni, quindi bisogna essere molto... cioè si impara proprio a regolare la propria voce, a comunicare non attraverso magari gesti così, ma proprio le parole, soprattutto le risate, che non mancano mai durante tutti i programmi. E meno male, perché io dico sempre, noi che abbiamo la fortuna di fare questo mestiere, che sia per appunto professione o passione che dir si voglia, dobbiamo davvero trasmettere un po' di buon umore, di star bene, che penso sia anche quello che vogliono ascoltare o vedere gli amici. Ma tu te la ricordi la tua prima diretta radio? Sì, me la ricordo. Com'è andata? Uno scatafascio? Sì, più o meno sì, perché ero molto molto agitata e tra l'altro non registravamo ancora nella nostra sede, ma nella cantina di Roberto. Nella cantina insieme ai salami, a E sì, mi ricordo che eravamo agitatissimi. A quel tempo conducevo il programma che si occupava delle notizie locali di Brusaporto, quindi il momento più tosto di quella diretta era stato proprio il momento dell'intervista telefonica all'ospite. E chi era l'ospite? Allora, avevamo intervistato, mi pare, il capogruppo degli Alpini, sì, nella prima puntata, e quindi per me era un'autorità, e parlare al telefono per la radio per la prima volta era stato molto emozionante. Però poi ci si prende la mano sempre di più, ci si scioglie. Esatto, a prescindere dalla cantina dove erano appesi i salami di Roberto, adesso invece avete una sede di tutto rispetto, tra l'altro bellissima, che è il Tabiot 2.0, si chiama così? Allora sì, era Tabiot, adesso abbiamo accorciato, è diventato Tab 2.0, sì, che possiamo dire, per chi non è di Brusaporto, è una ex chiesetta sconsacrata. Assolutamente. E che è un posto bellissimo proprio anche dal punto di vista architettonico, e dalla quale noi su un piccolo soppalco abbiamo tutta la nostra attrezzatura, con grazie a internet e grazie soprattutto all'amministrazione comunale che ci ha permesso di usufruire di questo posto gratuitamente, noi abbiamo tutte le nostre dirette, possiamo ospitare gente, e quindi è da qui che noi trasmettiamo il nostro segnale. E poi mi racconterete anche come siete organizzati i programmi, so che ci sono delle rubriche, so che tra l'altro quest'anno avete fatto anche un salto di qualità, ma la domanda che mi viene spontanea è, io vedo che siete un bel gruppo, una bella sinergia, ma non è stato facile soprattutto all'inizio dare credibilità a questo progetto? Com'è nato tutto? Perché ti è venuta l'idea di fare la radio? Allora, in realtà la passione per la radio l'ho sempre avuta, e quindi già da piccolo nella mia cameretta un qualcosina di radio lo facevo, magari con i primi CD di Rosa Ramazzotti e così. E poi mi è venuto quasi spontaneo portare questa mia passione per la musica all'interno delle feste, tra amici oppure in oratorio così. Pian piano il gruppo di amici da 4-5 fondatori nel 2011 si è allargato, e quindi prima attingendo quelli che erano gli animatori dell'oratorio, e adesso nel 2019 siamo più di 50, tutti tra i 15 e i 25 anni. Cioè no, più di 50? Sì. Ognuno con i propri pensieri, con le proprie idee, quindi mettere d'accordo tutti è sempre molto difficile, però ce la si fa, e quindi siamo qui a testimoniare anche questo, un gruppo di giovani che è riuscito a portare avanti questo progetto, è davvero una bella storia. Bravi, bravi davvero, tra l'altro come dicevo prima sono anche venuta a trovarvi, quindi ho potuto davvero testimoniare il fatto che loro sono organizzatissimi, cioè hanno proprio un team che non è che lo fanno per scherzare, lo fanno veramente, lo fanno anche alla grande, ma sono tutti di Brusaporto? Un 90% è di Brusaporto, poi c'è qualcuno che proviene da Seriate, Bagnatica, ma non oltre. Comunque in territori, paesi vicini. Segno che a Brusaporto c'è potenzialità, Beh, c'è terreno a Brusaporto per le professioni artistiche. Anche tu sei di Brusaportese? Brusaportese, vedi, insomma, la qualità fa anche la differenza in questo senso. Dicevo, Roberto, nel 2019, quest'anno, c'è stato questo slancio, tra l'altro tu avevi fatto anche un post Facebook. Che cosa è cambiato, oltre ovviamente il team, che adesso siete insomma una cinquantina? Allora, è cambiato sia in termini di qualità, perché abbiamo imposto dei livelli di qualità un pochino superiori, sia comunque a tutto lo staff, che è qui a fare qualcosa di amatoriale, per
però nel frattempo bisogna offrire qualcosa di qualitativamente alto, e quindi abbiamo avuto una serie di incontri, riunioni di preparazione per qualche indicazione su come condurre i programmi, come fare bene un'intervista, queste cose qui. E dall'altra parte, quindi, se c'è stato un aumento di qualità, dall'altra parte anche a livello tecnico, proprio sulle trasmissioni, siamo passati da semplicemente dirette video di quando eravamo effettivamente lì in studio per fare delle interviste, siamo passati una diretta 24h, quindi tutto il giorno, della web radio, che si può ascoltare sul nostro sito, che è www.radiobrusa.it, e prossimamente su un'app che per adesso stiamo testando noi dello staff, e poi renderemo pubblica a tutto il pubblico. E quindi così questo salto di qualità è stato fatto in questi due sensi, e quindi diretta 24h, che va solamente durante la giornata, durante la notte, anche con musica e anche con qualche intervista fatta nel passato, per ricordare comunque il target è quello della musica, per tenere compagnia a chi ci ascolta durante il giorno. Noi, che siamo quasi tutti studenti, durante il giorno siamo impegnati, ma la sera, praticamente tutte le sere, siamo in diretta dalle 21 in poi. Beh, sicuramente un grandissimo impegno. Mi fermo soltanto per un momento perché abbiamo la pausa pubblicitaria, ma poi ci ritroviamo perché ho ancora delle domandine un po' così anche pungenti da fare loro. Tra poco. Rieccoci, bentrovati, sempre con Pomeriggio 216, siamo in studio con una bella crew di giovanotti, anche se loro sono soltanto tre dei 50 ragazzi che ogni giorno si adoperano, smettono la loro passione, il loro impegno per un progetto radiofonico molto interessante, Radio Brusa, come celebrazione non solo del territorio di Brusaporto, ma più in larga manica di quello che oggi è una bella realtà radiofonica che va dappertutto, perché si parlava ovviamente di web radio. Con noi in studio ci sono Roberto Lomonaco, che è il direttore artistico, nonché anche ideatore, cuore pulsante di questo ambizioso progetto, Giovanni Testa, speaker, e Laura Taglietti, sempre speaker. Ci eravamo un po' interrotti, come suol dire, sul più bello, perché stavamo parlando di questa diretta, pensate, H24, e loro devono veramente saper gestire questa mole di lavoro importante, perché, come diceva anche Roberto, siete tutti studenti, però per fornire un servizio di questo tipo, Giovanni, bisogna anche trovare il tempo, l'energia e la forza. Come siete organizzati internamente? Sì, ecco, diciamo che noi speaker, ma tutti quelli che collaborano al grande progetto di Radio Brusa vivono un po' una doppia vita: la mattina e il pomeriggio studenti, o diciamo indaffarati nelle mansioni casalinghe, nel paese semplicemente, come Roberto sta facendo in questo momento, e la sera invece ci trasformiamo in radio speaker, diventiamo un po' artisti, poliedrici. Assolutamente. Sì, perché infatti la novità che ha introdotto Roberto ultimamente è stata quella di affidare agli speaker la gestione del mixer durante la puntata. Quindi siamo sempre affiancati da un tecnico tramite telefono, però durante la puntata siamo da soli, abbiamo anche queste competenze tecniche che ci permettono di gestire in toto la puntata che stiamo registrando. E quindi la capacità di fare tante cose contemporaneamente, l'essere poliedrici, è un po' una cosa che abbiamo sviluppato nel corso degli anni. E inizialmente gli speaker erano davvero pochi, perché eravamo davvero una decina forse, tra registrazioni di puntate, tra eventi in diretta, però piano piano ogni anno emergono nuove voci che ampliano il repertorio di puntate di Radio Brusa, e infatti adesso abbiamo veramente tanti, tanti, tanti programmi che mandiamo in onda praticamente ogni sera. E quindi è divertente, perché ogni sera potete sintonizzarvi, ascoltare un programma diverso, una diversa sfumatura del nostro paese e di tutto quello di cui parliamo, come una vera radio. Come una vera radio! Però devo dire che l'importanza di affidare il mixer, l'ho pronunciato bene, agli speaker vi dà la possibilità, Laura, anche di capire come lavorano in questo caso i tecnici, perché noi che siamo coloro che stanno davanti alla telecamera a volte non capiamo il grande sforzo, lo capiamo in parte, che possono avere invece anche gli eventuali problemi tecnici che possono riscontrare coloro che ci fanno andare in onda. Questo ti ha permesso magari di perfezionare, o meglio di appunto tagliare quelli che sono i tuoi lavori come speaker? Sì, sicuramente da quando abbiamo in gestione il mixer tutto si è un po' rivoluzionato, perché comunque richiede una responsabilità molto maggiore. E in più una cosa che abbiamo riscontrato è che dobbiamo stare molto più attenti con i tempi, perché spesso capita, cioè, la cosa bella dei programmi radiofonici è che sono quasi tutti di gruppo,
quindi spesso capita che ci si perda a parlare di varie cose, si sfuori un po' il tempo. Invece da quando abbiamo questa consegna di gestire anche il mixer, comunque siamo riusciti a concentrare di più i nostri interventi, quindi a migliorare anche proprio come speaker, perché chiaramente un intervento lungo rischia poi di far calare l'attenzione e l'interesse, mentre i 3 minuti che ci dà Roberto sono perfetti per mantenere sempre alto l'interesse anche di chi ci ascolta e non annoiare, ecco. È vero, bisogna stare un po' attenti ai tassativi, io lo dico, non ho nessun problema, io sforo sempre, un casino, un disastro, però prometto, giuro, me lo impongo che andremo sempre migliorando, dai. Senti Laura, tu che programmi fai, di che cosa ti occupi? Allora, io mi occupo di 2 programmi, uno si chiama Sleepover e va in diretta soltanto su Facebook perché è un programma video e praticamente insieme ad altri 2 amici è come se fosse una sorta di pigiama party, infatti bello. La caratteristica è proprio che allestiamo lo studio come se fosse un salotto e anche noi ci mettiamo in pigiama e ogni sera scegliamo un tema diverso e lo affrontiamo attraverso un film, un'opera d'arte e un'opera di poesia, proprio come se fossimo una sorta di pigiama party in cui condividiamo racconti e cose di questo tipo, mentre l'altro si chiama Polaroid, che peraltro conduco insieme a Giovanni e a Lucrezia. E invece qui ci occupiamo di fotografare, come suggerisce il nome Polaroid, delle immagini di quotidianità, perciò ogni mese scegliamo delle notizie di quel mese e raccontiamo storie di persone o di eventi che sono successi nel corso del mese. Beh, bisogna essere anche molto creativi. Tu Roberto vuoi fare lo speaker da grande? Sarebbe un bel sogno, sì. E adesso pian piano stiamo un po' cercando con Radio Brusa e con Radio Pianeta di portare avanti questo mio che fino adesso è passione e poi vedremo se potrà trasformarsi invece qualcosa di professionale. Intanto però studi all'università. Intanto studio, non sì. Non studi comunicazione o speakeraggio? No. C'è un corso che si chiama speakeraggio? Dovrebbero inventarlo. Dovrebbero inventarlo. Studi? Studio ingegneria gestionale all'università di Bergamo. E con i numeri ci sai fare sicuramente? Sì, diciamo di sì. Beh, i tempi non li sforerai, no, a infatti, questo punto. Infatti, il cronometro è sempre pronto a dirmi quando sto sforando e quindi devo rispettarlo assolutamente. Bene, così. Senti, ma prossimi progetti o desideri per quanto riguarda Radio Brusa ce ne sono in cantiere? Allora, per il momento sicuramente quello di migliorare sempre, questo è l'unico obiettivo che ci siamo prefissati tutti, quindi migliorare nei programmi, ciascuno speaker, migliorare se stesso nel presentare i programmi, nel parlare ancora qualitativamente e soprattutto anche con gli eventi, perché è lì che si tocca con mano veramente la passione degli ascoltatori, anche solamente che magari i mercatini passano e ti salutano, ti fanno magari complimenti perché hanno sentito il tuo programma, oppure sanno anche solo che fai parte di Radio Brusa, anche solo quel piccolo complimento sicuramente ci fa piacere e quindi migliorare sempre di più, è solo questo l'obiettivo. Che è anche un po' la chiave, penso, poi del successo. Sì. Senti, ma una web radio, se volessimo spiegare agli amici a casa come funziona? Come funziona la web radio? Allora, a livello tecnico, quindi di come funziona microfono, musica, cuffie, è uguale a una radio normale. La differenza è che non si può ascoltare con il trasmettitore FM, quindi con l'autoradio classica che si trova in macchina, ma si può ascoltare in streaming, quindi tramite internet. Si può andare sul nostro sito, che è www.radiobrusa.it, in alto c'è proprio il tasto ascolta, oppure anche dal cellulare, dal tablet, da quello che si vuole per ascoltare, e poi, come ho detto prima, presto ci sarà un'app, quindi in realtà sono tanti i modi per ascoltarci. Io ascolto quasi sempre Radio Brusa in macchina, basta collegare con il telefono il Bluetooth oppure il cavo AUX ed è fatta, è come se fosse una radio normale. È perché tu sei tech, però ve l'abbiamo dato il suggerimento. Giovanni, tu cosa vuoi fare da grande? Lo speaker? Quasi. Quasi, diciamo. Sei speaker? Diciamo che la competenza dello speaker è necessaria per quello che vorrei fare. Ah. Vorrei fare il medico. Shock, sì. No, vuoi fare il medico? Però quindi dici la dialettica, esatto, è importante. Proprio così. Il saper dialogare con il tuo paziente penso sia una cosa importantissima. Il tono di voce, modulare la voce, usare le parole giuste. È una competenza importante tanto per la radio quanto per il mestiere del medico. Ma non è che puoi fare una rubrica di medicina poi su Radio Brusa? Perché no, volentieri. Ti ho dato qualche spunto, poi voglio i diritti per l'idea ovviamente. Intanto che programmi fai oltre quello con la tua collega Laura? Mi occupo solo di Polaroid. Insomma, Laura, il tempo ovviamente sì, anche un po' ristretto. Stringe, quindi bisogna. Facciamo il possibile, diciamo. Certo, perché è anche importante, Laura, tu me lo puoi confermare, perché gli amici a casa ovviamente sentono, vedono quello che è il prodotto finale, ma dietro c'è ovviamente un lavoro di organizzazione, di preparazione, talvolta anche un pochino di studio, che ovviamente
anche un pochino più dispendioso forse di quella che è poi la diretta stessa dove ci si diverte, sei d'accordo? D'accordissimo, è vero, e come dicevo prima la fortuna è proprio quella di essere in un gruppo, perché se il lavoro pesasse tutto su una sola persona sarebbe molto difficile riuscire a tirare le fila di una diretta, invece essendo in gruppo ci si divide sia il lavoro a casa di preparazione e ricerca delle notizie e poi anche quando si è lì ci si supporta un po' a vicenda. E questa è davvero la forza del gruppo. Ragazzi, il tempo è terminato, devo tagliare, sennò sfori i tassativi. Allora non grazie, si può. Non si può. Grazie Roberto Lo Monaco. Grazie Vale. Grazie Giovanni, Giovanni Testa e Laura Taglietti. Ho fatto grazie un mix di gruppo, li avevo mischiati come un mix travolgente. Grazie mille ragazzi, grazie a Radio Brusa. Salutiamo ovviamente anche tutti gli altri componenti e viva la forza ovviamente del team. Io mi fermo per un piccolo break, abbiamo anche le previsioni del tempo e poi ci ritroviamo con un altro gruppo di amici in rappresentanza di un'associazione più ampia. Loro sono cantanti per passione. A tra poco.